Io voglio denunciare in questa casa, in questa aula dei cittadini europei, l'ennesima truffa nei confronti della democrazia che si sta verificando nel mio paese, in Italia. In pratica, a pochi mesi dalle elezioni nazionali, la maggioranza che in Parlamento è stata eletta con una legge incostituzionale, sta cambiando le regole del gioco e lo sta facendo per tenere fuori l'unica forza di opposizione reale che c'è stata, ossia il Movimento 5 Stelle. Ecco, questo è un appello che faccio a voi colleghi, è bene che se ne parli negli altri paesi, perché è una vergogna per la democrazia ed è un qualcosa su cui chiediamo il vostro aiuto. Basta di un primo passo verso la riforestazione della città di Roma per tutte le aree verdi. Come sapete, la città di Roma è la città più verde d'Europa. Chiaramente stiamo lavorando su tanti fronti, non è un mistero che le alberature e le aree verdi, ma soprattutto le alberature, sono state non curate per tanti anni, quindi stiamo correndo ai ripari. Dobbiamo far sì che la cura della città, sotto tutti i punti di vista, che sia chiaramente portata avanti dall'amministrazione, ma con la collaborazione, quando possibile, dei cittadini. Oggi abbiamo fatto un'ispezione qui all'Ospedale del Mare, quella che doveva essere la più grande opportunità della sanità campana e che grazie ad una politica preoccupata di tagliare nassi e di fare passerelle è diventata il più grande disastro della sanità campana. Tre strutture neonatali sono state chiuse all'ASL Napoli 3 Sud, tre strutture neonatali sono state chiuse nell'ASL Napoli 1 Centro e zero sono state aperte strutture pubbliche per di ginecologia e neonatali. Sui conflitti di interesse tra il commissario Verdoliva e il presidente De Luca e su tutti i fabbisogni minimi essenziali che non vengono garantiti nella sanità campana, noi abbiamo alzato la voce con una risoluzione. De Luca è anche il commissario per il rientro dal disavanzo sanitario. Come Movimento 5 Stelle abbiamo modificato la normativa sul commissariamento. Bisogna che sia chiara la responsabilità politica e di chi vigila sulla contabilità della sanità, perché i bilanci regionali e il capitolo della sanità deve essere capiente rispetto al fabbisogno territoriale. Dobbiamo anche modificare il criterio per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale alle regioni affinché si tengano conto davvero delle patologie che esistono sui territori e non criteri astratti che non hanno nulla a che fare con la vita e con la salute dei pazienti. Abbiamo voluto avviare un dibattito sul tema dell'obbligatorietà dei vaccini perché recentemente in Italia è stata introdotta una misura per la somministrazione obbligatoria di 6 nuovi vaccini. Molti genitori sono preoccupati per questa decisione drastica del Ministero della Salute italiano perché non hanno capito come mai, se c'era un'emergenza del morbillo, non si è adottata una misura specifica per contrastare il solo morbillo. E purtroppo ad aggravare le paure dei genitori è stata la circostanza che un tema così delicato è stato portato al centro del dibattito politico con evidenti strumentalizzazioni che noi troviamo molto pericolose. La maggioranza dei cittadini e noi con loro riconoscono l'importanza che hanno avuto i vaccini per ridurre in alcuni casi eliminare l'incidenza di gravi malattie infettive. Tuttavia quegli stessi cittadini e noi con loro vogliono prima di ogni altra cosa che i farmaci siano efficaci e sicuri. La maggior parte degli Stati membri hanno adottato un approccio basato sul convincimento e sull'accompagnamento delle famiglie alla vaccinazione e non un approccio basato sull'obbligatorietà. Nell'ambito della priorità del rafforzamento industriale contenuta nella lettera di intenti del Presidente Juncker stesso ha indicato un piano di azione congiunto sulle politiche nazionali di vaccinazione. Noi ci chiediamo in che modo le politiche di vaccinazione sono un mezzo per rafforzare il mercato interno e l'industria, perché invece noi crediamo che la salute dovrebbe essere completamente al di fuori delle logiche di mercato. Vuole far notare a quest'Aula che anche quest'anno non è stato fatto alcuno sforzo per cercare di ridurre i costi della politica. Il Parlamento infatti vuole ripristinare la maggior parte dei tagli fatti dal Consiglio per molte voci sulle quali si poteva prevedere un risparmio concreto e consistente. Lo stesso Parlamento ha previsto un innalzamento dei propri costi, incrementando il proprio budget del 2,3% rispetto al 2017. La doppia sede di Bruxelles e Strasburgo continua a costare centinaia di milioni l'anno. I finanziamenti europei per i partiti
enti e le fondazioni sono continuati ad aumentare, passando da meno di 17 milioni nel 2009 a una proposta di quasi 52 milioni per il 2018. Questa linea di bilancio, che il Movimento 5 Stelle giustamente non utilizza, dovrebbe essere completamente annullata. Noi ci troviamo oggi al nostro appuntamento annuale con l'abituale restituzione. Di quello che noi consideriamo l'eccedenza di stipendio. E adesso siamo a destinare la nostra eccedenza, quindi per il periodo che va dal luglio 2016 al giugno 2017, per una cifra che è arrivata a 205.897,54 euro, e abbiamo deciso di, anche quest'anno, di dividerla in due distinte parti. Una parte sulle emergenze legate alle alluvioni e un'altra parte collegata invece agli eventi calamitosi che in questi giorni stanno interessando il nostro territorio, quindi ci riferiamo in particolare all'emergenza incendi. In questo momento non siamo ovviamente in una situazione nella nostra regione che è di emergenza, ma ci teniamo a sottolineare che i temi che vogliamo portare all'attenzione dei cittadini piemontesi e anche della giunta regionale non sono legati all'emergenza attuale, ma sono temi che portiamo sempre avanti. Il pacchetto droghe sulle nuove sostanze psicoattive è un fenomeno relativamente nuovo e l'Europa è stata la prima a muoversi in tal senso. Tuttavia, oggi il fenomeno va considerato come un fenomeno globale ed è necessario rispondere rapidamente alle nuove sfide con nuove misure. Sicuramente non possiamo accontentarci del silenzio che c'è stato finora. Non è accettabile il silenzio rispetto ad alcuni eventi internazionali, come la riunione ministeriale alle Nazioni Unite del 2019 per valutare se la comunità internazionale ha eliminato o ridotto sensibilmente la coltivazione, la domanda, la produzione, il traffico e il riciclaggio dovuti agli stupefacenti. Non possiamo ignorare la società che ci chiede di discutere apertamente e senza tabù sui derivati della cannabis, sostanza che impegna le nostre forze dell'ordine per l'80% delle sue risorse. Tra l'altro, la legalizzazione della cannabis permetterebbe di sottrarre alla criminalità organizzata un mercato che genera un volume d'affari di 9,3 miliardi l'anno. Troppo spesso sono state anche sottovalutate le importanti proprietà farmacologiche di questa sostanza. Ritengo pertanto opportuno l'avvio di un dibattito aperto nei prossimi mesi in seno al Parlamento sul ruolo dell'Unione in sede ONU e sulla necessità di dare alla cannabis uno statuto che sia più al passo con i tempi. Abbiamo finalmente acceso ancora una volta le luci d'artista e qui in via di Nanni le abbiamo inaugurate. Oggi è la 20ª edizione, abbiamo passato un pomeriggio meraviglioso con famiglie, bambini, giochi, musica, danze e cori. Ecco, via di Nanni si illumina oggi con l'opera di Valerio Berruti, un'opera bellissima che illumina tutta la via. Siamo molto soddisfatti che dopo anni di abbandono di questa via, una pedonalizzazione mai riuscita perché abbandonata dall'amministrazione precedente, ora torni al centro dell'interesse dell'amministrazione comunale. Sono un cittadino lombardo. E non voglio più avere paura di portare i miei figli al parco perché l'aria è irrespirabile. Di attendere ore e ore al pronto soccorso per essere assistito. Di veder sparire il verde davanti a casa mia per far spazio a un'autostrada inutile. Di fare un figlio perché ho un contratto a termine. Di perdere il lavoro e non poter più pagare il mutuo. Non voglio più avere paura di tornare a casa la sera da sola. Per non avere più paura, ho contribuito a scrivere il programma per una Lombardia 5 Stelle. Scegliete di studiare per il vostro avvenire e per il vostro paese. Scegliete di non emigrare più. Scegliete la Sicilia. Scegliete di far parte di un sogno che è iniziato e non finisce. Scegliete di essere una comunità, uomini e donne, con l'obiettivo comune di superare le avversità ed essere felici. Voi avete il potere nelle vostre mani e potete essere gli artefici della vostra riscossa. Scegliete il vostro futuro, scegliete la vita.